Innanzitutto, complimenti Roseto per la vittoria. Ha giocato un'ottima partita. Per quanto riguarda noi, è stata una partita a due facce, no? La faccia del primo tempo, dove per metà, primo e secondo quarto, abbiamo, o meglio, non abbiamo difeso molto bene. Poi, per fortuna, siamo riusciti a tornare il terzo e il quarto quarto. Abbiamo difeso nettamente con più aggressività e tutto. Abbiamo cambiato tante volte la difesa, zona, uomo, matchup e tutto, li abbiamo messi un po' in confusione, abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio, cioè correre, e niente, siamo arrivati là, poi indubbiamente le energie alla fine sono un po' mancate, poi è stata brava Roseto a controllare gli ultimi minuti della partita. Guarda, noi, cioè io quando sono arrivato ho voluto un attimino conoscere la squadra, ho voluto dare una certa identità che secondo me è quella di cui ha bisogno la squadra, vedendo i giocatori. E secondo me, l'ho visto allenandoli e giocando, che siamo una squadra, che dobbiamo correre, che dobbiamo essere noi, che imponiamo il nostro ritmo. Siamo un po' più piccoli fisicamente, non abbiamo tante cose, però abbiamo la corsa, abbiamo un sacco di cose, abbiamo il tiro, il gioco in velocità. Comunque, spero di essere riuscito a dare in questo breve tempo questa identità alla squadra che anche oggi ci ha permesso di fare il nostro gioco nonostante giocassimo contro probabilmente la più forte del girone. Per quanto riguarda Traini è un giocatore che si conosce, no? Per la Serie B è diciamo un lusso, no? Ti permette di spaccare la partita in due perché sa fare tante cose, al pick and roll, vede bene i passaggi, comunque ha un buon tiro a 3 punti. Indubbiamente è piacevole averlo. Per quanto riguarda Caridà, insomma, lo vedo tutti gli allenamenti, ho capito che è un tipo di gioco, cioè è un tiratore puro, no? È un giocatore corsa, shot blocchi, tiro, e quindi sto provando anche lui a riuscire a metterlo in un sistema dove riesce a giocare al meglio senza dover fare troppe altre cose, ma per rendere al meglio.